Napoli alla volta di Di Maro, dove la squadra azzurra con tutto lo staff tecnico guidato da Luciano Spalletti arriverà attorno alle 20 e quindi saremo pronti naturalmente qui a Canale 8 a raccontarvi giorno per giorno in diretta tutte le sere dalle 21, oltre naturalmente agli appuntamenti con l'informazione, questa nuova stagione agonistica del Napoli che si appresta ad incominciare in primissimo piano. La vicenda contrattuale di Kalidou Koulibaly e questo tentativo della Juventus di rimpiazzare i partenti Chiellini e De Ligt con il giocatore espressamente richiesto da Massimiliano Allegri, il senegalese che è rappresentato da Fally Ramadani nei suoi interessi. Ramadani che ieri è stato a cena, ha incontrato Cherubini, il direttore sportivo della Juventus, si è parlato di Koulibaly, ma si è parlato anche di Milenkovic, che è un altro dei calciatori in orbita Juventus. Poi abbiamo anche letto dell'intenzione di De Laurentiis, che è atteso di rientro da Los Angeles, di rilanciare la propria offerta e quindi di confermare a Koulibaly sostanzialmente il contratto che ha al momento, questo per rispondere alla Juve e soprattutto per fugare ogni dubbio sul futuro del giocatore che è ritenuto simbolo del progetto tecnico. Peraltro al braccio di Kalidou Koulibaly sarà legata la fascia di capitano del Napoli che sta nascendo. Per un calciatore che si insegue affinché possa rimanere simbolo di questa squadra, ce n'è un altro che invece resta in attesa. Dries Mertens, che non ha alcuna intenzione di indossare nessun'altra maglia di club italico, spera ancora, per quanto il suo contratto sia scaduto il 30 giugno scorso, che il Napoli possa avanzare un'offerta perché sogna e sognerebbe insomma di rimanere in maglia azzurra. Per ora nulla di concreto. Poi c'è la situazione dei calciatori in uscita. Abbiamo detto più volte che il Napoli ha questo dogma che intende rispettare, ovvero prima sistemare i giocatori che hanno mercato e poi rimettere i soldi in circolo per acquisire quei calciatori che servono per colmare le caselle. Allora, andando con ordine, questi calciatori che hanno mercato chi sono? C'è Petagna più di tutti, centravanti che il Napoli valuta 20 milioni, che è gradito a diversi club, la Sampdoria, il Torino che ha da rimpiazzare Belotti, anche il Monza super attivo, no? Sul mercato. E invece al momento per Politano, valutato 20 milioni e particolarmente gradito al Valencia di Gattuso, che però non è che abbia tanta liquidità a disposizione, per Fabian e Unas, questi ultimi due scadenza 2023, che non intendono rinnovare, non ci sono però offerte concrete. Questa è sostanzialmente la situazione che blocca il mercato del Napoli. Aggiungiamo anche Demme. Perché Demme, di cui oggi abbiamo visto e apprezzato anche i sorrisi da Castelvolturno a braccetto con Fabian Ruiz, sempre molto corretto, grande professionista, sempre molto disponibile a tutelare e difendere i colori del club, vorrebbe avere più spazio. E da segnalare c'è la Fiorentina che lo segue, lo stesso Valencia di Gattuso, ma ci sarebbe anche la Roma che potrebbe virare su Demme qualora dovesse partire Veretout. Questa è più o meno la situazione. E tutto questo è legato inevitabilmente alla situazione, alla vicenda contrattuale di De Lofeu, che è un giocatore individuato dal Napoli per arricchire la linea dei trequartisti alle spalle della punta. E però De Olofeu, non essendoci ancora sviluppi concreti per una trattativa che è molto ben avviata, sta lavorando regolarmente con l'Udinese nel primo dei due ritiri previsti dal club friulano. Poi, per quanto riguarda invece Meret, che sarà il portiere del Napoli per la prossima stagione, andrà a rinnovare il contratto con ogni probabilità a Di Maro, prolungandolo fino al 2027 e quindi allontanate le voci che vedevano o che ci raccontavano di Empoli, Torino e Monaco particolarmente attente alle sorti di Meret, che invece ha goduto e gode tuttora della grande fiducia che gli è stata dimostrata dalla società. Si cerca il secondo, potrebbe essere Salvatore Sirigu,
Lugo, per quanto, così come vi raccontavamo anche ieri, rimane una distanza sostanziale tra l'offerta del Napoli di 250.000 euro più altrettanti di bonus alla firma e il milione che invece chiede Sirigu. Vado, inauguro anche la diretta Facebook sulla pagina di Canale 8, pronto a raccogliere i vostri messaggi e le vostre considerazioni. Il telefono è già a vostra disposizione. Saluto Irene, Gennarino Disanto e Marechiaro che ci stanno seguendo e introduco anche Arturo Minervini che ha allontanato fulmini e saette, le stesse che lo hanno colto di sorpresa ieri nella Sibari splendida nella quale si sta riposando. Ciao Arturo, buonasera, ben trovato. Ciao Silvia, tutto giusto, tranne l'ultimo verbo, ma va bene. Al gerundo. Esatto. Allora aggiungi qualcosa su Coulibaly? Beh, tante voci secondo me in queste ore su Kalidou, anche qualche paura di troppo da parte dei tifosi della Juve. Secondo me la situazione è chiara. Il Napoli sta aspettando, ma con la Juve la vedo veramente complicata. Poi è chiaro, Silver, se arriva qualche offerta proprio fuori mercato ci si può ragionare, ma io penso che la Juve non vada. Questa è la sensazione che ho io, magari la tua è Sì, uguale. sì. Da quello che scrivo, ecco, questo incontro che è stato tanto pubblicizzato ieri con Ramadani era più per Milenkovic, la Fiorentina, che per Koulibaly. Sì, registriamo queste voci, ma io ho la tua stessa idea, che Coulibaly rimarrà alla fine al Napoli per rappresentare da capitano la maglia azzurra. Poi naturalmente seguiremo le vicende. Antonio Mariniello urla nel suo testuale da Facebook: no, Silver, per favore, Meret no. Beh, proprio ieri ci trovavamo con Arturo a raccontare di come questo ragazzo non abbia goduto di buona stampa, non abbia goduto soprattutto di una sostanziale fortuna. È stato molto sfortunato nelle sue stagioni finora vissute qui a Napoli per i vari problemi fisici che ha avuto, i vari incidenti che ne hanno compromesso anche l'impiego da titolare. Perché se noi ricordiamo che sia con Ancelotti che con Gattuso che con Spalletti ha fatto il secondo di Ospina e i tre allenatori hanno preferito Ospina, bisogna altresì ricordare di come nella gerarchia inizialmente Meret partisse da titolare e poi vuoi per un problema, vuoi per un altro, vuoi per un infortunio, vuoi per un calcio alle spalle, per un calcione o per una frattura, e alla fine è scivolato alle spalle di Ospina che ha avuto sicuramente grandissimi meriti il portiere colombiano, però tutto questo disfattismo di coloro che storcono il muso non appena sentono il nome di Meret veramente mi lascia perplesso, devo dire mi lascia perplesso. Che dici Arthur? Anche a me, anche perché poi Silver, sicuramente nella testa, no, quando si parla di un portiere restano gli errori più che le cose fatte bene. Però io ricordo delle partite in cui Meret ha fatto il fenomeno. Penso a una gara con Salisburgo, ad esempio, al Maradona, in cui Meret fece vedere delle cose eccezionali, ma ce ne sono state di gare salvate. Penso, Silver, a quel Napoli-Liverpool, te lo ricordi, con Ancelotti in Champions League, in cui il Napoli vinse, Meret fece delle parate su Salah, su Mané, eccezionali. Il talento c'è, bisogna capire come sfruttarlo al meglio. Però spesso, Silver, in tutti gli altri ambiti lavorativi si dice che quando uno è talentuoso, poi anche l'azienda, no, deve metterlo nelle condizioni di rendere al meglio. Chiediamoci, Meret è stato messo in queste condizioni dal Napoli in questi anni? Secondo te? Secondo No. me no, 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 perché la fiducia non l'ho mai avuta. Però aspetta, Arthur, dobbiamo scindere secondo me le cose. Cioè, è stato messo nella condizione migliore per rendere al massimo dalla società o dai diversi staff tecnici che si sono succeduti? Perché No, oggi se tu noi. pensi anche all'inizio, no, Silver? Proprio quando è arrivato. Ecco, se tu avessi avuto fiducia in Meret, non vai a prendere Ospina, eh? Se ci pensiamo bene, il Napoli si trovò con tre portieri che quasi potevano fare i titolari, perché poi il terzo era Karnesis, Sì. era uno che aveva giocato anche in Serie A. Cioè, se tu volevi puntare su Meret, forse ti tenevi Karnesis come secondo,
è Davide Zameretti. Ma guarda, non lo so, Fortuna volle che insomma si puntò e si era già puntato su Ospina nel momento in cui Meret si fece male, pronti via a Di Maro. Oggi però sono passati un po' di anni, il ragazzo ne ha 25, ma non può chiedere, nessuno può chiedere di più alla società, perché la società ha preso una posizione nettissima anche in controtendenza rispetto al parere e alla preferenza che era stata espressa, secondo me, senza tanti fronzoli da Spalletti, eh? Cioè. No, questo è vero, questo è vero, questo è un segnale importante. Speriamo che poi non sia argomento di eventuale contrasto nel corso della stagione, perché poi, come raccontavi tu, se il clima è questo, al primo errore di Meret, Silver, lo sai già cosa succederà, no? Sì, assolutamente. Al telefono, pronto? Pronto Silver, buonasera, Rosario da Pozzuoli. Ciao, ciao Rosario, Ciao benvenuto. Silver, un saluto Ciao anche a Rosario. Mirabini. Ciao, ciao Arturo. No, volevo dire Ciao. questo. Volevo dire questo. Secondo me la società, una cosa giusta avete detto, la società deve assolutamente fare uno sforzo per Koulibaly, perché secondo me è l'unico giocatore di esperienza che ha in difesa il Napoli. E dico questo perché noi abbiamo un portiere che in effetti ha delle lacune caratteriali, cioè parla poco con i difensori. E quindi in effetti ci vuole qualcuno che coordini la difesa. Il portiere non lo fa questo. A me non ho notato questo fatto qui. Non si fa sentire come un Pepe Reina. Ecco, un portiere grintoso come quello ci vorrebbe, che coordina la difesa. L'unico in effetti che ha esperienza, secondo me, è Koulibaly. Quindi un giocatore da non perdere assolutamente, proprio per questo suo bagaglio di esperienza, soprattutto in relazione alle competizioni internazionali che dovremmo affrontare. E poi volevo chiedervi, per quanto riguarda la questione sostituto di Osimhen, se Petagna va via, secondo voi, secondo le vostre notizie, qual è la persona individuata quale sostituto? Io sinceramente un nome ce l'avrei, ed è Beto dell'Udinese. Non so le condizioni fisiche di questo giocatore, però io Ma più che... tu Dimmi. parli di sostituto nel senso di ricambio, cioè quindi Osimhen al Napoli e Beto alternativa o in caso di cessione di Osimhen? No, no, io, no, 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 io parlo senza cessione di Osimhen. Beto di Ah, prenderlo comunque come, e poi non so ok. farlo giocare insieme, non so se trovare un modulo e farlo giocare, che sarebbero due giocatori fortissimi in attacco. Chiaramente non so se sono assemblabili tutti e due in attacco, questo non lo so, però certamente se l'anno prossimo Osimhen va via, noi avremo già un sostituto naturale che è Beto. Secondo me ha le movenze, le caratteristiche tecniche per sostituire tranquillamente Osimhen. Più che prendere sto De Lofeu, io a Politano non lo manderei via, perché è un giocatore bene o male che quando è entrato ha fatto il suo dovere e quindi ha realizzato pure alcuni gol importanti. Secondo me questa è la soluzione, più che perdere energie su De Lofeu, che insomma noi abbiamo Zirinskij in quella posizione, credo che i sostituti dietro l'attaccante ci sono. E io credo che ci vorrebbe un naturale sostituto di Osimhen, che è Beto, secondo me. Quindi lo sforzo, non solo le condizioni fisiche di questo giocatore, che sapevo ha avuto qualche acciacco. E poi l'ultima cosa che vi volevo chiedere, che voi sappiate, l'anno scorso, una curiosità, si è parlato a fine stagione di premio scudetto, che voi sappiate, No. non si è mai parlato, la società non ha mai parlato di premio scudetto. No. Ecco. Ma quest'anno il Presidente ha detto noi lotteremo per lo scudetto, ma ci sarà un premio scudetto per quest'anno? Se ne è parlato? Non lo so, e questa è una domanda, una curiosità che vi chiedo. Rosario, ti rispondiamo perché Grazie, hai toccato diversi punti, grazie tutti molto interessanti. Ciao, grazie a te. Beh, io parto da Politano perché tu dici terrei Politano. In realtà Politano della posizione del ragazzo ha parlato in netto anticipo il procuratore, l'agente, facendo trapelare l'intenzione di andare altrove per, non lo so, per avere e godere di maggiore fiducia e una maggiore continuità di impiego. Non lo so, perché poi Politano qui a Napoli le sue occasioni le ha avute e ha fatto discretamente bene, anche secondo me. Cioè io sono d'accordo con Rosario, ma non è il fatto
che il Napoli vuol sostituire, parte il Napoli per sostituire Politano. Mi pare che le posizioni siano abbastanza nette perché spoilerate, come dicono quelli bravi, dall'agente stesso del calciatore, a stagione nemmeno finita quella scorsa. E quindi il Napoli si trova nella condizione poi dovesse riuscire a sistemarlo. Perché attenzione, questo rallentamento delle trattative di mercato è legato al fatto che, per quanto belli e per quanto piacciano i calciatori del Napoli, poi alla fine di offerte realmente vicine a quella che è la valutazione che dei calciatori fa la società, non ce ne sono. Questo rallenta tutto. E De Olofeu, ripetiamo, è in pole position. È un giocatore che può praticamente esprimersi su tutto i fronti della linea 3 alle spalle dell'attaccante, nell'eventualità dovesse servire anche da falso 9. È chiaro che se parte Petagna bisogna pensare anche ad un centravanti che sia l'alternativa ad Osimhen. Su Beto io penso che se il Napoli va a prendere De Olofeu dall'Udinese si ferma lì, prende De Olofeu. Arthur. No, no, tutto giusto Silvio, proprio questo è il problema che c'è in questa fase del mercato, cioè poi al di là di quelli che sono i desideri di ognuno, Politano è stato chiarissimo, ha fatto intendere che vuole andare via, però la società non può svendere calciatori che ha pagato, cioè se il Valencia dice mette sul piatto 8 milioni, mi sembra una cifra veramente inaccettabile per un giocatore come Politano, per la qualità, per gli anni che ha, per il fatto che comunque può giocare in due posizioni sulle corsie, perché gioca a destra ma è un mancino. Bisogna fare delle valutazioni corrette. Lo stesso Demme è uno che vuole andare via, Silver, ma se non ci sono offerte il Napoli alla fine non è che sconti, giustamente non ne vuole fare. Ancora al telefono? Ah no, il premio Scudetto, sul premio Scudetto cosa dici? Cioè ci vuole questo premio Scudetto per incentivare i calciatori a fare la loro parte? Questa è una cosa che a me proprio non piace, cioè il fatto che calciatori che già guadagnano quel tipo di cifre debbano essere incentivati con un premio Scudetto, racconta veramente di come secondo me il calcio poi sia andato un po' fuori da ogni logica. Cioè se veramente pensiamo che il Napoli col primo Scudetto avesse vinto lo Scudetto siamo messi male, Silver. Cioè se io fossi il proprietario di un'azienda e dovessi pensare che i miei dipendenti, se gli do il premio dopo degli stipendi che vanno a pagare già così alti mi rendono di più, siamo veramente alla frutta. Mi interrogo anche non dico sull'integrità morale, ma mi interrogo sull'attaccamento, cioè per me il professionista poi a patti fatti, ad accordi fatti, a contratti sottoscritti, la causa deve essere quella, deve essere comune, deve essere sposata da tutti. Chissà, io aggiungo una cosa, una riflessione a questo discorso che stiamo facendo e che ha introdotto Rosario, chissà che questo cambio, questo tentativo di rigenerare il gruppo, e sono d'accordo con Rosario quando dice deve restare Koulibaly, perché Koulibaly è la garanzia di professionalità, di serietà, di conoscenza assoluta e profonda delle dinamiche della società, del club e anche della gente, del popolo che rappresenta. Chissà che quest'opera di rigenerazione delle motivazioni, anche dei valori del gruppo, passando da calciatori che hanno dato tantissimo fino all'ultima goccia, e spesso e volentieri però venendo meno nel momento decisivo, per lasciare spazio a questi giovani che dobbiamo ancora scoprire. Per giovani mi riferisco soprattutto a Kvaratskhelia. Olivera è già un giocatore affermato nel suo paese e nel suo ruolo, chissà che non faccia bene a tutto il gruppo. Poi alla fine passano gli anni, passa il tempo, ci sono i corsi, no? Che si completano per lasciare spazio ad altri. Io penso che il corso precedente abbia ampiamente raccontato di sé. Che dici, Arthur? No, Silver, proprio su quello che sta vivendo il Napoli adesso, tu prima parlavi di corso, no? Io sono convinto che stia cambiando molto il Napoli, sta proprio mutando la pelle il Napoli, sta proprio cercando di assomigliare di più
a quella che era l'idea di Spalletti su come migliorare questa squadra. Io poi non so se le scelte saranno giuste, saranno sbagliate, se Kvaratskhelia arriva e diventa un crack o diventa un oggetto misterioso, non lo possiamo sapere. Però quello che mi piace notare è che ci sia un minimo di coordinamento tra quelle che sono le indicazioni del tecnico e quelle che sono le scelte del club, perché spesso poi, soprattutto con Gattuso, erano state fatte delle scelte che erano un po' distanti da quelle che erano richieste del tecnico. Mi auguro, ecco, che tutto quello che verrà fatto in questo nuovo corso, cercando secondo me di mantenere qualcuno del vecchio corso, io Koulibaly lo terrei sempre, Silver, anche se deve essere l'ultimo anno, se poi andrà a scadenza. Un giocatore è troppo importante, il Napoli non può rinunciare a uno come Koulibaly, che tutto quello che verrà fatto in coordinato con l'allenatore. Ecco, perché secondo me il Napoli sta pagando, Silver, il fatto di non riuscire a portare avanti un progetto per almeno 2 o 3 anni. Perché se ci pensi, dopo Sarri, Ancelotti ha fatto 1 anno e 3 mesi, poi è arrivato Gattuso e ha fatto 1 anno e 4 mesi. Abbiamo finito questa stagione con tante polemiche su Spalletti, che comunque l'obiettivo l'aveva raggiunto. Io mi auguro, ecco, che si crei qualcosa che pensi anche a una crescita graduale con Spalletti. Andiamo al telefono, pronto? Buonasera Silvia, sono Peppe. Ciao Peppe, benvenuto. Buonasera a te e ad Arturo. Ciao Peppe. Volevo fare delle piccole precisazioni. La prima è su Meret, non sono d'accordo col telespettatore precedente, perché Meret, secondo il mio modesto avviso, è uno dei migliori portieri d'Italia. Ma non lo dico io, lo dicono gli allenatori e preparatori che lo hanno allenato. Ha fatto che la fesseria di Empoli, va bene, però se vogliamo parlare di fesserie, c'è stato un certo Donnarumma che è quello che ha fatto perdere, mi sembra, la semifinale al PSG con un'altra fesseria, quindi, ed è rimasto titolare. Meret, secondo sempre il mio modesto avviso, bisogna solo dargli fiducia perché è un ottimo portiere. Detto questo su Meret, volevo dire su Kalidou. Kalidou ha espresso la sua volontà di non andare via dal Napoli. Bene? Non andare via dal Napoli, di non andare alla Juve per rispetto ai calciatori del Napoli, agli sportivi del Napoli. Io non penso che il presidente della Lendis, dopo aver perso Insigne e Mertens, possa pensare neanche lontanamente di perdere Koulibaly adesso e farlo andare alla Juve. Sarebbe la goccia che farebbe traboccare il vaso e si romperebbe quel piccolo filo tra la schifoseria e la squadra, la società. Sì. Poi c'è un'altra cosa, l'ultima cosa vorrei dire. Io la matematica non è un'opinione, io con i conti non mi trovo. Si è sempre detto uno esce e uno entra, uno esce, uno entra. Ora è andato via Manolas a gennaio e abbiamo preso quel giocatore del Chelsea che non ha mai giocato. Quindi io metto Manolas in uscita, poi metto Marquinhos in uscita e sono due. Poi metto Gulam in uscita e sono tre, Insigne sono quattro, Mertens sono cinque, alla fine dei conti è arrivato Oliveira uno, Kvaratskhelia due, mancano tre. No, Quindi non è più il no, fatto di ma non è andare, così, Peppe, tu hai. aspetta, no, scusa, aspetta, so che ci sono determinate situazioni, anche bollano in pentola, vedi De No, 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 Rossei. no, no, non volevo interromperti su questo, è proprio il modo di contare che è sbagliato. Cioè tu hai contato calciatori che erano in scadenza di contratto, cioè erano finiti. Allora, aspetta, esce uno, vuol dire che ti entrano i soldi. Cioè esce Petagna e ti entrano i soldi. Ma devi sostituirlo però a Petagna. Ma deve uscire. Allora, se esce Sì? Petagna, tu prendi i Allora, soldi e vai a va prendere. bene. Allora, è uscito un centrale, Manolas. Non abbiamo un centrale. Non abbiamo il quarto centrale. No, è Non so. uscito, è Ma uscito. arriva, il centrale arriva, cioè, stiamo discutendo
di una cosa che non è realtà, perché arriverà il campionato, non è Arriva, realizzato. arriva Arriverà, Ost. ma attualmente non è arrivato nulla. Sì, però mi dai tempo, arriva Østergaard. Io diciamo, prendiamo in considerazione il momento attuale, in pieno Ma mercato, si perché il mercato si è gioca aperto il il primo 13 luglio. agosto, non si gioca oggi. Il mercato è Vabbè, aperto in attesa sì, di siamo trade ancora. No, dove ma ci sono anche il 10 fatto, anche il fatto tra che tu 20 non. giorni ne chiederanno 5. Anche il fatto che tu non hai sostituito Manolas, l'hai sostituito. Con chi? Cioè, allora l'hai sostituito con Tuanzebe, che poi non sia Sì, che poi è riuscito. andato via. E Aspetta, quindi c'è il posto aspetta, vuoto. aspetta, scusa un attimo, è facile la matematica. Allora, Manolas va via, lo sostituisci con Tuanzebe che non è riuscito come Anguissa. Cioè, dobbiamo dirci le cose come Sì, stanno, come sta? Ha non è fatto riuscito. pochi minuti, ha fatto pochi Non è minuti. andata bene la sua stagione, speriamo per lui vada meglio al Chelsea, o dove sarà destinato. Ora, via Tuanzebe, il difensore centrale, il quarto che arriva è Østergaard. Quindi dovesse Sì, rimanere così, fai allora, Koulibaly, Silver, Rachmani, Østergaard e Juan Jesus. scusami, è vero quello che dici tu. Io Østergaard lo prenderei subito, l'ho visto giocare E col lo Genoa, non l'ho prenderanno, seguito, lo prenderanno. perché è uno di quei tosti, un ragazzo tosto, è uno di quei centrali vecchio stampo, è un ottimo acquisto quello là, ma quando verrà? Perché qua non sappiamo nulla. Noi tifosi, non conosciamo nulla di nulla, Noi abbiamo stiamo, solamente. Peppe, noi stiamo provando a spiegarti, cioè a Sì. spiegare ai tifosi come stanno le cose. Sì, Allora, lo so, e lo le so. cose, no, e le cose molto semplici, stanno così, Sì. che, Allora, aspetta, fammi finire, sì, scusami. gli obiettivi sono indicati. Allora, cosa succede? Appena avrai il potere d'acquisto, appena avrai, si realizzeranno le condizioni che aspetta la società, che non è un mistero. Tu dici noi non sappiamo le cose. No, invece loro te l'hanno detto. Hanno detto appena sistemiamo questi che vogliono uscire e sono Politano, Demme, Unas, Petagna, questi sono i giocatori che devono uscire. Allora noi prendiamo i soldi e ti andiamo a completare il parco dei difensori centrali con Østergaard che si aggiunge a Juan Jesus, Rachmani e Koulibaly. E Poi siamo a posto là dietro. cosa? Siamo a posto là dietro là, se arriva Ossica. Ok, e siamo a posto. Poi dopo, lì davanti, esce Politano, arriva De Ulofeu che nella logica del Napoli è un giocatore che può giocare dappertutto Sì, e questo è vero. nella zona d'attacco. Cioè, non è che... allora, Io sono. io sento parlare di gente che dice il Napoli sta smobilitando. È una castroneria. No, ma io Grande... non sto No, no, affermando lo so, questo, non non mi sto affermando riferivo, non mi questo. riferivo a te. Io ti Tu... dirò di più, io penso che Deulofeu, il sostituto, deve uscire Onast, non Politano. Io penso che Politano rimarrà a Napoli, secondo la mia sensazione. Però, Se esce Onast, allora entra Deulofeu, ma a secondo me. parte la sensazione c'è di fondo, lo dicevamo con Arturo, un malessere che è stato espresso dal calciatore per bocca di chi ne rappresenta gli interessi, hai capito? Cioè, I procuratori fanno il loro gioco, no, Alessio. ma in questo caso i procuratori fanno il gioco di un ragazzo che ti fa sapere che non è contento. Ma il procuratore Sì, ma mio giustamente, come hai detto tu, è il Politano ha avuto le campionato sue opportunità l'anno scorso, se le ha giocate tutte. e ha fatto anche, per me ha fatto E anche ha fatto bene. anche bene. Però evidentemente vuole di più o vuole qualcos'altro, perché la situazione è diversa rispetto agli altri due, perché se Fabian Ruiz, che lo abbiamo dimenticato, e Unas sono in scadenza 2023, Politano è 2024, allora il Napoli, la priorità qual è? È di non ricadere nella stessa La situazione stessa dei situazione. Milik, dei Fabian Ruiz, hai capito? Degli Sì. Unas, quindi se Politano deve partire ora, perché garantisce al Napoli l'introito. Ed è anche giusto che il Sì, ecco, Napoli, questo è vero. no, è anche giusto che il Napoli per Politano faccia la sua valutazione, che deve essere una valutazione alta. Poi tu vuoi andare via, ok, vuoi andare via. Portami una squadra e io ti mando via. Oh. L'ultima cosa, poi vi lascio. Sì. Te lo dissi già la settimana scorsa. Non ci dimentichiamo che lì in mezzo al centrocampo, secondo me, mancano due persone: un sostituto di Anguissa e uno di Lobotka. Mancano due perni principali là in mezzo là, due sostituti forti.
uno di Guissà, perché abbiamo visto quando non c'è stata Guissà come è andato il Napoli, non tanto bene, e un altro Lobotka, un sostituto di Lobotka là in mezzo là. Vi saluto, vi lascio una buona serata. Grazie, grazie Peppe, un abbraccio. Un abbraccio. Ciao, ciao. Lì in mezzo al campo cosa serve, Arthur? Silver, io secondo me dobbiamo ragionare col gioco delle coppie. Proviamoci. Cioè, ci sono Lobotka, Anghissà, Zielinski, Fabian e Demme, e poi torna Letano. Ad oggi sono sei. Poi bisogna capire come vuole giocare il Napoli, 4-2-3-1 o 4-3-3. Questo lo sa Spalletti, però io non credo che lì in mezzo ci sia una carenza. È chiaro che se il Napoli decide di puntare su Gaetano, che Gaetano diventa uno da rotazione, siamo a posto così. Se invece Gaetano va via, oppure Demme va via, è normale che gli arriverà qualcuno, ma iniziamo a ragionare nel gioco delle coppie, perché se vogliamo avere 10 calciatori per reparto, veramente poi fai fatica, e soprattutto ti trovi a gestire delle rose con tanti scontenti, e penso che questo Spalletti voglia evitarlo. Noi abbiamo il break pubblicitario, anche un amico che già è in attesa al telefono, e tu hai un compito, perché mi è stato segnalato da Irene e da altri fruitori della pagina Facebook di Canale 8 che c'è un affiliato particolarmente molesto, peraltro anche Dolotrol, quindi ha un'identità che è reale quanto il 38, e dovresti cassarlo come nel 2006. Già fatto? Vado, lo cerco. È molto facile, Saul. Dovrebbe essere okay. Come nel 2006. Ci fermiamo, break pubblicitario e ripartiamo. Rientriamo in diretta e andiamo subito al telefono. Pronto? Buonasera, Silvia, Antonio da Salerno. Ciao Antonio, benvenuto. Silvia, la mia riflessione che volevo fare è che in questo momento sicuramente qualcosa è cambiato anche nel Napoli, ma come tutte le società italiane, che per il calcio mercato non si capisce assolutamente niente, società indebitate, ma quello che mi colpisce di più, che la cosa più drammatica secondo me, che la pandemia è stata per tutte le società, ma io mi ricordo fino a 2-3 anni fa che il Bayern Monaco, il Napoli, l'Atalanta, in Europa erano le società sane, e alla fine, come vediamo, invece ormai il vortice ha coinvolto tutti, anche il Napoli. Quello che volevo dire, anche sulla campagna acquisti, Silvia, quando io dico qualcosa sta cambiando, anche l'acquisto di Deulofeu è un acquisto che in Napoli, non so se dopo poi ti posso parire, che 3-4 anni fa De Laurentiis non avrebbe preso un giocatore di 28 anni, già un giocatore che ha giocato in una grande squadra come il Barcellona, il Milan, e la stessa cosa è paragonabile al Ciro Immobile, che in Napoli non prese per 7-8 milioni. Perché? Perché poi dopo il Napoli è difficile che lo riprenda un giocatore che già ha avuto un'esperienza del genere, e così la plusvalenza può venire a mancare. Io vi faccio solo una domanda, Silvia, Arturo, poi vi ascolto. Ma secondo voi De Laurentiis sta pensando anche di vendere il Napoli? Una vostra sensazione, vi saluto. Grazie Antonio. Ti rispondo nell'ordine in merito a Deulofeu. Non ci sono giocatori, ecco, vedi, De Laurentiis e il Napoli sono andati nell'ordine su Osimhen e su Kvaratskhelia, che sono i classici giocatori da plusvalenza. Dovesse il georgiano affermarsi così come è riuscito già il nigeriano, che ho osservato speciale del Bayern Monaco, ma non solo, ma ci vogliono tanti soldini per venirlo a prendere. Poi servono calciatori come Deulofeu, già affermati. E scrive bene un nostro amico che mi fa notare come stiamo parlando praticamente di tutti e ci siamo dimenticati di Elmas. Elmas è un'altra potenziale plusvalenza del Napoli, quindi la strada è quella, il Napoli non è che l'ha abbandonata. Se mi chiedi se De Laurentiis sta pensando alla cessione, io ti dico di no, considerando anche i conti che sono propri delle sue aziende, laddove il calcio occupa di fatto il 92% dei bilanci complessivi, eh? Arthur? No, Silver, io prima, Elmas non l'avevo considerato, perché pensando al 4-2-3-1, ecco, lo vedo più nei tre lì davanti. Sul De Laurentiis l'abbiamo ripetuto tante volte, dai Silver, qualcuno
si diverte, no? Ogni giorno ad alimentare queste voci, ma ad oggi di concreto non c'è nulla. Ecco, poi un giornalista questo deve fare, non può dire secondo me De Laurentiis vuole vendere. Da quello che sappiamo noi non c'è nessun tipo di trattativa in atto, non c'è stata nemmeno nessuna manifestazione di volontà da parte del presidente di cedere il Napoli. Poi chiaro, se arriva con l'offerta irrinunciabile, poi lì si vedrà, ma ad oggi la situazione è molto cristallizzata ed è molto chiara. I De Laurentiis vogliono provare, come dire, ad allungare e a rendere veramente stabile la loro presidenza sul Napoli. Poi non so come finirà col Bari, se si troverà una soluzione, se Luigi poi una volta inclusitosi è entrato nel mondo del calcio, vorrà poi tornare eventualmente anche lui ad occuparsi del Napoli, però mi sembra quella la via, cioè di una famiglia De Laurentiis che resta ancora in cella per un po'. Al telefono ancora, pronto? Possibilmente si abbassi il volume del televisore perché altrimenti facciamo tardi. Pronto? Sì. Buonasera, sono Antonio da Napoli. Ciao carissimo. Niente, volevo dire, allora, il meglio portiere che abbiamo avuto quest'anno è Ospina. Ok, poi abbiamo preso Meret che ha fatto scusate del tema, delle cazzate, che secondo me poteva fare di meglio. Facciamo che lui è titolare, va benissimo pure, che a me non mi fa piacere, però decide sempre la società. Poi forse, come ho visto su televisione, su altri canali, su giornali, Sirigu, il Torino, si era bravo a Sirigu, non se lo uova, ha mandato il Cagliari in Genova, mi sembra, in Serie B. Sì. Ma ci rendiamo conto di quello che sta facendo De Laurentiis? O poi se ci tengono Ospina, ci vediamo a Sirigu, yeah, smettiamolo. No voi, attenzione, no voi, parliamo sempre di De Laurentiis. Ci mettiamo di essere presi in giro ai tifosi. Mo ho visto anche Osimhen, il meglio giocatore che abbiamo a Napoli, 100 milioni di euro perché se lo deve andare. Ok, a chi ci pigliamo? Sarà chiesto di prendere a Dybala per 7 milioni di euro di ingaggio? No, perché il problema è sempre l'ingaggio. Se lo pigliamo i soldi e stiamo mettendo la sacca, perché mo il problema è un altro che è venuto di Bari. In Serie B, che quella è l'altra squadra sua, deve aiutare anche quell'altra squadra. Chi già prima a noi non ci pensava, a noi del Santo Napoli, non ci pensavo. Figurato che la povera era pure un bar per le Serie B, ma quando ci pensi più? Poi quando ce l'abbiamo preso lo scudetto, non ce l'abbiamo preso quando stevi in Mattatori, i Cavani, non ce lo pigliamo più, ti mangiano il decino vero, prima arriva secondo, terzo, non puntare da primo, mezzo puntare da primo, lo scudetto ce lo pigliamo più, perché la coppa e per me è di De Laurentiis. È ovvio. Allora, per me mi piace Berardi, mi piace Beto, mi piace De Lofè, ma questi giocatori che vogliono andare via per problemi di ingaggio, ma perché non se ne vanno via? Perché De Laurentiis, insomma, lo sappiamo come è un commerciante, non vuole cacciare i soldi. Ti vino lo smero per 100 milioni e sta accattando i giocatori per 1.000 euro, ma ce ne rendiamo conto? Vabbè. Non, per me come tifoso di Napoli, ripeto che non la vedo giusta, però purtroppo comanda lui e fa quello che vuole. Vabbè. Grazie, una bellissima trasmissione e buona serata. Grazie Antonio, ciao, ti ringrazio molto, ti saluto e poi mi dico spesso e volentieri, caspita ragazzi, quanti problemi generano talvolta le letture esagitate dei giornali, delle ultime ore, dei siti, quando non si mette poi ordine, no? E si butta tutto dentro. Alla fine vengono fuori delle macedonie incredibili, però. Ma così ci sono reazioni esilaranti anche sulla pagina Facebook di Canale 8. Ti vedo. No, sono perplesso perché penso, no, giustamente, il Bari, cioè a noi non ci pensa, ma il Napoli quest'anno fa la Champions e il Napoli fa la Serie B e il Bari fa la Serie B, quindi mi sembra tutto così surreale a volte, no? Poi no, poi. Ma è come nella letteratura, Sì. nell'arte, no? All'improvviso si Quale? impongono Quale? tanti. Quale? No, qualsiasi tipo di arte si impone una corrente.
questo momento è da molti adepti, no? Perché poi spesso ci sono anche dei personaggi influencer come voi tu, chiamali no, come voglio voi, vedere dove vuoi arrivare, perché comunque la corrente, no, voglio vedere dove vuoi arrivare, perché io qui la corrente l'ho trovata, è l'astrattismo. Esatto, eh sì, perché alla fine noi siamo i papponi, che quindi i papponiani, che quindi difendiamo il presidente. Quelli che attaccano il presidente sono quelli che dicono la verità, che non hanno i capelli sulla lingua, che sono dalla parte del giusto, i veri, i giusti, quelli non corrotti. Intanto il Napoli fa la Champions e qua c'è gente che veramente pensa, racconta di una società disastrata che praticamente non riesce nemmeno a portarne 11 in campo. Tra poco penseremo che il Napoli forse non arriva a 11 per giocare la prima di campionato. Comunque Antonio, gran personaggio, ritorno solo su Sirigu, era un portiere, un grandissimo portiere. Poi guarda, se il Genoa basterebbe anche guardarlo un po' il calcio, se il Genoa quest'anno ha avuto qualche minima possibilità, è stato per merito anche di Sirigu, ha fatto miracoli in tante gare. Eh sì, vabbè, comunque Antonio la pensava così. Andiamo al telefono ancora. Pronto? Pronto? Eccomi. Ciao Silvio, buonasera. Ciao carissimo, come ti chiami? Enzo. Enzo, ciao. Senti Silvio, no, più che altro è una provocazione. Sì. Io ho ascoltato la domanda del signore di prima. Sì. Ma va caldo, ma mi ha avuto freddo un po' alla mia crisi. Cioè, ma come si fa a vincere qualcosa a Napoli con questi tifosi? Come si fa? Cioè io sono rimasto allibito, cioè, ma che ha detto? Poi non ho capito niente neanche. Cioè, questo volevo dire, come si fa, spiega tu, a vincere con questa gente a Napoli? Se... Ciao, ti ringrazio, buonasera. No, grazie Enzo, ciao. Grazie per aver chiamato. Naturalmente noi accogliamo il parere di Antonio, io dico soltanto, una persona così gentile ha messo insieme come un puzzle tessere al posto sbagliato, però ripeto, ragazzi, con la confusione che si fa oggi, leggendo i pareri, leggendo gli opinionisti e i giornalisti, che ormai sono tutti opinionisti e giornalisti, leggendo le fake news, perché poi partono all'improvviso titoloni che ti danno per certe alcune acquisizioni di calciatori piuttosto che altre, quando invece non è così, dichiarazioni riportate, virgolettati riportati che non sono reali, e tutto questo poi confluisce nella testa di Antonio e non solo Antonio naturalmente, e si crea un po' di casino così. Al telefono? Pronto? Pronto? Sì. Salve. Buonasera, sono Salvatore da Castellammare. Ciao Salvatore, benvenuto. Grazie e complimenti per la vostra professionalità e per la trasmissione. Grazie molte. Io non sono assolutamente d'accordo con la telefonata prima, e sento sempre queste cose sul presidente De Laurentiis e così via. Io volevo solo dire che De Laurentiis ci ha preso in una situazione difficile, ha preso il Napoli, ha comprato solo il nome, ci ha portato in Serie A, ci ha fatto vedere Cavani, ci ha fatto vedere Higuain, ci ha fatto vedere Lavezzi, ci ha fatto vedere tanti campioni, siamo andati in Champions, non lo so, come presidente italiano io non vedo altri migliori in Italia. Allora, avrà sicuramente un problema di comunicazione, ed è verissimo, e questo qua bisogna darne atto. Sì. Però abbiamo fatto due anni di pandemia, io sono un imprenditore, quindi capisco la situazione attuale, e posso dire che non ci ha mai deluso della Rente. È normale, tutti quanti vogliono vincere lo scudetto, però se viene qualcuno migliore di della Rente, tipo lo sceicco delle holding americane, ben venga. Per il momento è questo qua, abbiamo questo presidente qua, e quindi bisogna accettare la cosa e remare tutti quanti
nella stessa direzione, perché noi siamo tifosi della maglia, siamo tifosi del Napoli e vogliamo che il Napoli, e vogliamo che si crei un ambiente sereno. Bisogna lasciare lavorare la società affinché non si presenta qualcuno che dice: io c'ho i soldi, voglio investire nel Napoli, ben venga. Però per il momento tutte queste chiacchiere, tutte queste questo ambiente malsano che si sta vivendo in questa sì. situazione non fa bene assolutamente né a noi tifosi, né alla società, né ai giocatori, e quindi spero che i tifosi si rendano conto di questa situazione che abbiamo passato, la guerra, la pandemia, la cosa. Sono sicuro che non ci deluderà, perché la squadra la farà. Alla fine a noi mancano solo due giocatori, perché non è che se n'è andato Messi, e quindi dobbiamo sostituirlo. Il portiere, vedo che si fa anche su questo un dramma, ma penso che tutto alla fine andrà per il verso giusto. Sempre forza Napoli. Grazie. Ti ringrazio di avermi dato questa opportunità. No, per carità, grazie a te per aver espresso in maniera molto lucida, secondo me, grazie, la situazione, lo stato dei fatti. Ti saluto, un abbraccio forte. Allora, Rosario Petrizzo scrive: Silver, prova a fare un sondaggio tra tutti i, tra virgolette, quel termine che si usa solitamente per etichettare in maniera brutta il presidente, ma lui lo fa, Rosario, in modo provocatorio. Chiedi: se ci fosse la possibilità, con quale presidente di Serie A sostituireste De Laurentiis? Arthur, con chi? Con Cairo? No, Cairo è massacrato quotidianamente dai tifosi del Torino, Silver. Cioè, ci sono gli striscioni fissi all'esterno dello stadio Philadelphia per insultare Cairo, eh? Proprio viene massacrato. Con commisso? No, italiani... Con commisso? No, io no, Silver, cioè... Io mi tengo De Laurentiis per quello che è il momento. Poi è chiaro, se parliamo di la strutturazione societaria che oggi ha l'Inter, quella sì, quella la prenderei volentieri, fare a cambio, però con altri no, con commisso no, con i Friedkin no, della Roma mi terrei con De Laurentiis, ecco, forse con l'Inter, anzi no, sicuramente con l'Inter, per tutta quella che è la potenza economica di Zhang, e per Marotta, per tutta una struttura solida sul piano societario. Francesco Di Prisco, ho un sogno nel cuore, scrive: vorrei che i tifosi non badassero più alle questioni presidenziali, che si parlasse con entusiasmo solo delle cose di campo. Sta per tornare il campo, quindi puoi anche tranquillizzarti, Francesco. Antonio Parisi: beh, commisso appena arrivato, l'offerta, appena arrivata l'offerta per Vlahovic l'ha subito venduto. Mare Chiaro scrive: Vigorito, quindi pesca dalle parti nostre. Beh, Vigorito penso che alla fine poi sia molto legato a quella realtà. Sì, io penso che poi ci sia anche qualcosa, no, che vada oltre il calcio nel percorso che ha fatto Vigorito col Benevento. Fatto grandi cose, sicuramente sul piano economico ne avrebbe le possibilità, però è come. Ultimo amico in linea, ah no, non ce la facciamo, siamo praticamente in chiusura. Va bene, Arthur, allora domani il Napoli parte alla volta del Trentino, arriverà a Di Maro attorno alle 20, noi domani ci ritroviamo regolarmente in linea calcio. Poi, da dopodomani sera alle 21 tutte le sere, vi racconteremo il ritiro, questa prima parte del ritiro estivo del Napoli, dalle 21 alle 22.30, senza abbandonare l'interazione con i tifosi. Quindi, in primissima serata, ancora le vostre telefonate, che non dovranno essere, ve lo preannuncio, dei monologhi, ma semplicemente delle curiosità, degli assist, delle domande da porre agli ospiti del nostro studio e poi naturalmente anche in collegamento con il Trentino. Per ora ti saluto, Arthur. Ciao Silver, buon lavoro. Grazie a voi per averci seguito, vi lascio alle notizie del nostro TG e ci ritroviamo domani. Ciao.